Zittage un momentage, stiamo facendo l'intervista. Guarda, questo progetto nasce in pandemia come esorcizzazione di questo momento così diciamo delicato, brutto, che abbiamo vissuto tutti quanti, e voleva essere un festeggiare il ritorno tutti a teatro, e quindi è concepito proprio come una festa, quindi è una festa che viene fatta a teatro con il pubblico, insieme a tante signore della televisione che probabilmente diversamente da un palcoscenico come questo finirebbero per litigare, perché sono tutte prime donne. Invece su questo palcoscenico magicamente convivono e portano, diciamo, anche loro la festa al pubblico. Guarda, la caratterizzazione avviene a volte anche per ammirazione, per simpatia. Faccio l'esempio di Sandra Milo. Sandra Milo è una donna di 88 anni che ha praticamente una genetica meravigliosa, perché è una donna che non porta gli occhiali, che non ha bisogno di sostegni né mentali né fisici, che è bellissima, che è una diva strepitosa, che ha una lucidità incredibile, e quindi c'è un'ammirazione, perché se a 88 anni arrivassimo tutti come Sandra Milo, penso, insomma, ci sarebbe solo da festeggiare. Quindi a volte per simpatia, per ammirazione, e poi, insomma, tante volte o una voce ti viene o non ti viene. Hai capito, come questa che a volte le ricordi oppure no? Guarda, come dico nello spettacolo, i miei riferimenti artistici sono dei giganti dell'intrattenimento, dello spettacolo, del teatro. Faccio appunto un riferimento a Gigi Proietti, ad Anna Marchesini, a Raffaella Carrà, quindi insomma sicuramente il varietà è stato quello che mi ha rapito di più, ed è quello che insomma stasera, ma in generale nella vita, mi piacerebbe fare, portare e regalare al pubblico. Qualcuno dice che è un genere troppo vintage in un certo senso, e si finisce per sbattere contro il muro se ci si riferisce solo al vecchio. In realtà è che oggi il varietà è una cosa ancora molto sentita e molto apprezzata dal pubblico, e si può ancora in un certo senso tradurre, adeguare ai tempi nostri. È un genere che rimarrà e che attraverserà i tempi. Sì, sin da bambino io avevo questo pallino, sin da bambino facevo le imitazioni, sin da bambino cercavo di attirare l'attenzione, quindi insomma sono stato un bambino egocentrico, quasi pestifero, un adolescente problematico, molto timido, e poi ho risolto tutto attraverso lo spettacolo, quindi lo studio, il teatro, la recitazione mi hanno un po' scavato dentro e mi hanno fatto, diciamo, dosare quella timidezza che era arrivata con l'adolescenza e incanalarla in un certo senso, quindi mi hanno fatto prendere consapevolezza di quando c'è bisogno di essere timidi e quando no. Pensa che io ho iniziato imitando Costanzo e poi mi sono ritrovato popolare con Maria, i cerchi che si chiudono. A volte c'è anche, come posso dire, una sorta di, tra virgolette, chiamiamola sofferenza televisiva, la sovraesposizione che certi personaggi magari hanno televisivamente o a livello social, quindi magari certi personaggi li subisci perché, tra virgolette, li vedi in onda o comunque li vedi ovunque e un po' ti entrano dentro e quindi ti rimangono impressi e decidi di, tra virgolette, di magari di farne una parodia. Altre volte, ti ripeto, molto spesso, molto più spesso per ammirazione. Il lavoro che c'è dietro è certosino, perché nel caso mio, che ho scelto la strada di interpretare le donne e non gli uomini, c'è uno sforzo maggiore da un punto di vista proprio, come posso dire, somatico, nel senso che io sono comunque un maschietto, e quindi per assomigliarle devi fare un lavoro doppio, sempre, continuamente. Le trasmissioni anche registrate, tu sai che per, insomma, per una esigenza di costi oggi vengono interpretate e intese come delle dirette, per cui non c'è una vera e propria differenza tra una diretta e una registrata. Certo, una registrata dopo magari può salvare delle cose e cancellarne delle altre. Resta il fatto che la paura, la tremarella, lo spavento, la paura di sbagliare, quella che hai nominato tu, c'è sempre. E ti devo dire, però, guai se non ci fosse, perché probabilmente vorrebbe significare che è sparito proprio l'interesse per questo mestiere e il rispetto verso il pubblico, che quella è proprio la prima cosa, il motore per il quale, insomma, io faccio questo mestiere. Sarebbe molto bello, sarebbe veramente molto bello, e anche se ti devo dire la verità,
non lo ambienterei mai in uno studio televisivo, piuttosto in un teatro come questo, che è un teatro settecentesco ed è un teatro che ti abbraccia perché è a ferro di cavallo, per cui qui senti proprio un'energia fenomenale da parte del pubblico, e questa è quella che potrebbe anche essere, insomma, potrebbe anche arrivare, potrebbe essere trasmessa a chi guarda da casa. Quindi sì, in TV, ma dal teatro. Dove c'è clima goliardico, dove c'è divertimento e dove c'è, come posso dire, leggerezza, sicuramente queste trasmissioni sono state tutte molto generose, autoironiche e simpatiche fino a questo momento. L'ho sempre detto in ogni intervista e lo dico anche a voi: al momento non sono giunte querele, ma c'è sempre tempo. È troppo presto per un palco così importante come quello di Sanremo, facciamo passare ancora qualche anno, non mi sento ancora maturo. Guarda, più che sentirsi a proprio agio, ti dico con chi mi piacerebbe conoscere, va? Ma anche non soltanto davanti alla telecamera, anche dietro alla telecamera. E in questo c'è una curiosità veramente molto accesa nei confronti di Maria. Io sognerei di vedere Maria come, insomma, gestisce, come pensa i suoi programmi, perché io credo che la grande forza di Maria De Filippi sia proprio la creatività. E mi è stato anche molto raccontato, cioè, che Maria è una donna molto dentro i suoi programmi, nonostante poi quando la vedi in onda è quella che sta più fuori, però in realtà c'è tanto lavoro da parte di Maria, cioè proprio una costruzione, posso dire, quotidiana di quelli che sono i suoi programmi. E mi piacerebbe capire questo metodo, vederlo da vicino, guardarla dietro le telecamere, non per forza davanti, quindi questa curiosità nei confronti di Maria c'è tanta. Sicuramente tra qualche settimana vedrete in onda Milly Carlucci, e in questo spettacolo c'è una sorpresa per il pubblico e per chi lo verrà a vedere, perché c'è una telegiornalista molto famosa e molto amata dal pubblico nazionale popolare, perché insomma è stato un volto del TG1 per tantissimi anni e adesso è un volto che sicuramente rappresenta una rete come quella di La7. A tutti gli amici di Superguida TV un mega bacio, grazie, grazie amori della zia, vi voglio bene!